Grazie Sergio, grazie anche per aver raccontato cose condivise insieme. Renzo Francabandera, critico teatrale, uomo di osservazione, insomma, di quello che è il teatro oggi. Io ringrazio Corrado e sono qui per due motivi. Uno perché, come avete visto, questa è una conferenza stampa dove per fortuna non c'è un noioso elenco di spettacoli che andrete, spero, a vedere. E quindi questo già, diciamo, mi fa allegro. E poi perché Corrado è l'unico che ogni tanto mi dice: pranziamo assieme, mi dici cosa dovrei fare io nei prossimi 5 anni? Siccome, quindi, diciamo, io ho affezioni emotive per questi piani quinquennali che sono spariti senza motivo, perché tutti guardiamo solo a quello che si deve fare stasera, domani, e nessuno più programma con un'intenzione che guardi oltre la punta del naso. Questo purtroppo per, in alcuni casi anche per la politica. E quindi invece quest'idea di guardare ad un futuro che non sia solo domani, ma che incorpori dentro uno sguardo più ampio, perché se noi siamo qui oggi è perché 20 anni fa ha iniziato a prodursi un crollo di affezioni, che fossero ideologiche, che fossero politiche, che fossero di ogni ordine, ma che ha portato di fatto a quella che oggi è quella che io chiamo la rivoluzione del pubblico infedele. Cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che un manager di Alitalia a Roma 20 anni fa mi disse: ma lei come vola? E io dissi: come volo? Con Ryanair, per forza. Ce ne siamo accorti. Ha detto: sì, ve ne siete accorti, ma i vostri biglietti costano ancora 500 euro se io devo andare da Milano a Bari, come faccio? Cioè, è ovvio che voli Ryanair. E Alitalia ancora fatica a incontrare, diciamo, un'esigenza di un mercato ampio, e la crisi economica purtroppo morde le grandi strutture del ragionamento che faceva Corrado sull'economia delle grandi istituzioni, che in alcuni casi purtroppo diventano grandi anche, tra virgolette, baracche, no? Dove ci sono un sacco di persone a mantenere l'edificio, ma nell'edificio di colpo finisce che non c'è più nessuno. E quindi si tengono in piedi strutture che però il pubblico non frequenta più, gli aerei di Alitalia vuoti, no? Vi è capitato, vi sarà capitato di andare e di trovarvi da soli, mentre nell'altra cosa non c'è più il posto nelle cappelliere. Non è tutto un bene, nel senso che ci sono anche delle cose che vengono meno. Però ragioniamo, intanto analizziamo il fenomeno, poi dopo capiamo cosa ci interessa, che disponibilità a pagare abbiamo per ottenere lo spazio per le gambe, a pagare dove è monetizzabile. In questo caso la cultura non è sempre monetizzabile. E infatti le scelte che il pubblico infedele ha fatto non sono solo economiche, ma sono anche scelte di natura artistica, di gusto. Perché non guardiamo più la Rai TV e guardiamo Netflix? Perché guardiamo le serie TV quando pare a noi, scegliendo quelle che piacciono a noi, allora che piace a noi, fruendole in maniera compulsiva e senza nessuna funzione intervallare? Cioè siamo un po' quasi diventati bulimici di questa fruizione che scegliamo noi. Cioè il nuovo pubblico infedele è, diciamo, gode così tanto nell'esserlo che, scegliendo quello che gli piace, lo mangia a UFO. È un po' un sushi culturale o pseudotale, perché tu vai lì e all you can eat, quindi non ti fermi più. E tra l'altro Netflix, io non ce l'ho, però mi dicono che hai 30 secondi da una puntata all'altra, per cui cioè, non hai proprio tempo, devi decidere in quei 30 secondi se andare a far pipì oppure o mangiare i popcorn, ma hai 30 secondi. Mi segnalano, scusami, non voglio interrompere, che abbiamo 5 minuti. Finirò. E quindi ti dico solo che ovviamente come il mercato risponde a questa nuova fame? Risponde se ci sono i grandi player, quindi quelli che hanno un po' il potere sul mercato, l'Esselunga, con la tessera punti, con gli sconti, con la fedeltà, proponendo nuovi modelli di fedeltà. No? Infatti le carte, come si chiamano? Carta fidati, carta fidelity, cioè ti danno quest'idea di te. Che ti richiamano ad una fedeltà che però di fatto non esiste più, perché in realtà la spesa la facciamo un po' dove ci capita, a seconda anche dell'orario in cui è aperto il supermercato, perché adesso invece un'altra rivoluzione, simile a quella che propone Corrado, è che il supermercato è aperto anche di notte, per cui tu vai all'ora che ti piace. E quindi facendo questa, diciamo, prendendo queste idee su quello che sta diventando questa liquidità del pubblico, questo nuovo scenario in cui il pubblico prende e sceglie le sue serie TV, i suoi spettacoli, i suoi artisti preferiti, perché è evidente che Corrado
tra virgolette, monetizza, fa leva su una fedeltà che è al suo canone estetico. Molti di voi sono suoi spettatori, sono persone che amano il modo in cui lui racconta e che quindi affidano a lui un pezzo di percorso e che gli permette di contrarre e di contrattare con i vari enti teatrali non più lo stare dentro una casa, ma abitare in maniera liquida diverse case, diverse situazioni e creando un po' quella sorta di clandestinità metropolitana su cui Milano è da sempre molto avanti. Io stesso organizzo, diciamo, sediziose e clandestinissime riunioni di spettatori in cui, diciamo, sottoscrivendo e portando ciascuno una piccola cosa da mangiare, ci chiudiamo dentro, chiamiamo un attore, un artista e ci facciamo fare lo spettacolo, quello che è. E poi dopo, diciamo, raccogliamo a cappello del denaro che diamo a questa persona. È tutto molto clandestino, è tutto illegalissimo, e però questa è una città. Potremmo mettere nella bella stagione un appuntamento clandestino. Se ci sta. No, ma ci sta. Io ogni tanto ci vado, è bellissimo. Succedono delle cose meravigliose. Ma tanto ci sono. Le mettiamo nella bella stagione. Questi eventi, Milano è una città dove tu ti iscrivi agli eventi al buio, e come so che ci sono, no, gli eventi clandestini, tu vai, ora non so, ci sono, no? Queste cose, vedete, quindi fate con la testa, io non ci vado, ma ci andate voi, quindi siccome gli spettatori siete voi, comandate voi, e in questo senso date ragione a Corrado, e quindi forse è meglio che diciate voi a lui cosa deve fare nei prossimi 5 anni, perché come vedete io le cose proprio di frontiera non le so, quindi la prossima volta che lui invita me, facciamo che inviti almeno un paio anche di loro. E no, l'ultima cosa che volevo dire è proprio questa, che secondo me Corrado sta guardando avanti. Le policy europee sul pubblico sono passate dal guardare a questo, no, audience development, cioè questo fatto di, tra virgolette, educare il pubblico, stressarlo, spiegandogli cosa andava a vedere, che sì, vabbè, è una cosa importante, perché ad un certo punto è sembrato che il pubblico fosse un po' ignorante, o che il pubblico non andasse a teatro perché non capiva, perché il linguaggio dell'arte si era allontanato, era diventato incomprensibile. In realtà, secondo me, questi progetti hanno funzionato un po' poco. Quello che dovrebbe funzionare, forse, sono le nuove parole che qualche politico, diciamo, di social policy sta rimettendo al centro, cioè questo di community engagement, perché la vera risposta è quella di cui abbiamo bisogno, è fra due modelli culturali, fra due direzioni, una che è una direzione di grande solitudine, che è quella in cui passiamo le nostre serate a letto scorrendo col dito pagine chilometrate, no? Facciamo fare al nostro dito chilometri di pagine Facebook, guardando le cose degli altri in maniera annoiata, mettendo qualche like da qualche parte, oppure uscire di casa e passare una serata assieme alle altre, riscoprendo il gusto dei luoghi, della possibilità che Corrado con questa proposta fa di una nuova piccola comunità, una nuova piccola socialità. È una cosa a cui io tengo molto, la favorisco nei modi in cui riesco, ed è il motivo per cui sono qui, e vi incoraggio a, diciamo, ad essere infedeli, ma anche a combattere molto la solitudine e a tirare gli altri insieme a voi. Grazie. Grazie Renzo Bergamandera. Abbiamo ancora 30 secondi solo per dirvi: siate infedeli, abbonatevi alla bella stagione. Chi è venuto, se riuscite a scrivere qualcosa sui social e raccontare la bella stagione, c'è un sito, labellastagione.it, iscrivetevi, insomma, trovate il modo di raccontarlo ad altri, a quelli che non sono stati qua. Abbiamo forse fatto una diretta Facebook, in ogni caso a chi non è riuscito a vederla, raccontatela, vi prego, raccontate questa anarchica bellezza in qualche modo. Due parole solo sulla tessera della bella stagione: è a tutti gli effetti una tessera backstage, cioè è possibile vedere gli spettacoli, ma è possibile soprattutto vedere quello che le altre tessere non vi fanno vedere, vale a dire, è una porta di ingresso alle nostre sale prova, quindi vedrete tutte le fasi, chi ha voglia, insomma, di venire, vedrete come nasce uno spettacolo, gli incontri che io faccio con scenografi, costumisti, grafici. È tutto aperto, è una tessera con cui si può effettivamente assistere a tutte le fasi dello spettacolo, non solo quelle legate allo spettacolo in sé, ma anche e soprattutto gli approfondimenti, le letture, i miei dubbi. Io sono pieno di dubbi, ogni tanto faccio degli incontri con i soci o con qualche abbonato e gli leggo magari il testo fresco, nuovo, ancora bagnato di nascita. Ecco,
La bella stagione è tutto questo, non solo questo percorso che vi abbiamo raccontato, che spero vi abbia entusiasmato, ma anche e soprattutto una tessera backstage con cui potete entrare nelle nostre case quando volete. Grazie, grazie ai nostri ospiti e soprattutto grazie a voi. Parlatene. Ciao, grazie a tutti.